pienissimo di gente, di turisti e tantissime maschere bellissime. Noi adesso cercheremo di andare in mezzo alla gente, in mezzo a queste maschere e scovare le maschere più belle, i costumi più belli e fare un po' di domande. Venezia è sogno. Stupendo. Beautiful city. Confusione totale. Ma fantastico. Cos'è carnevale per voi? Ma il carnevale a Venezia è una cosa di gioia, è l'esplosione della gioia, perché Venezia è già una città che di per sé è bella. I think the Venice is really exciting because we love it. Stravagante, caotica e colorata. Una città magica e il carnevale di Venezia è particolare e magico. Come vi sembra il carnevale di Venezia? Vi sta piacendo? Vi state divertendo? Indubbiamente è fantastico e soprattutto è un sogno che si realizza dopo anni in cui veniamo a Venezia e finalmente abbiamo deciso di parteciparvi, e devo dire che il riscontro anche con la gente è fantastico, tutti che ci fermano, ci fanno le foto, no, è molto bello, devo dire, è veramente un sogno. Stunning. Cagnolino. Meraviglioso. Ho visto dei costumi bellissimi. Voglio cercare di fare qualche domanda, capire perché si sono vestiti così. Proviamo. Particolari, a che epoca si ispirano? Al 4-500. Molto belli. E tutta la famiglia quindi che si è vestita? E quasi tutta la famiglia. Quindi è da tanto che venite al carnevale? Un po' d'anni che veniamo, cambiando epoca ogni anno. Ed sì, è veramente meraviglioso. Io la sono la terza volta, ma trovo che sia veramente stupendo. Ci sono tantissime maschere, c'è questa festa. Sì. E da quello che capisco è come se per qualche giorno si avesse la possibilità di vivere un po' un'altra vita, di avere un'altra identità. È così, è così. Questa dovrebbe essere la maschera del medico ai tempi della festa.
arrivata l'ora per noi di tornare a casa. È stata una bellissima giornata. Tra l'altro quest'anno il tema del carnevale erano i colori, quindi è stata una grandissima festa, super colorata, con gente da ogni parte del mondo, tantissimi bambini, colori ovunque, maschere e costumi stupendi. Noi adesso torniamo a casa, però ci portiamo con noi questo bellissimo ricordo e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!